auguri a tutti e a tutto il servizio. Yeah. Siamo a Rubiano, nel comune di Solignano. Signor Sindaco, oggi per Solignano è una giornata abbastanza importante perché in questa frazione inaugurate un ufficio. Mi può dire di cosa si tratta? Sì, in effetti inauguriamo i lavori che sono stati fatti, quindi ripristiniamo un servizio che già in realtà esisteva. Si sono presentate molte criticità perché purtroppo nel corso degli anni le norme cambiano e alcune sono cambiate anche di recente, per cui abbiamo avuto la necessità di ripristinare, di eliminare queste discrasie che c'erano sempre in base alla legge, e quindi abbiamo ultimato i lavori proprio ieri sera, quindi sono ancora le piccole cose, si stanno ancora effettuando. È un servizio importante soprattutto per questa popolazione di Rubiano, di questa, come dire, questa frazione così importante, e ci sarà la possibilità di fare qui la carta d'identità e poter ricavare determinati documenti che sono relativi all'anagrafe in sostanza, quindi in soldoni, tanto per fare degli esempi, che so, il certificato anagrafico e vari altri documenti che possono essere utili al cittadino, quindi si potranno fare direttamente qui alcuni, non tutti, perché siamo collegati col terminale del Ministero dell'Interno soltanto per alcune attività. Le altre naturalmente poi si potranno fare o richiedere, quindi ritirare in questi uffici al centro, cioè Solignano capoluogo. Beh, diciamo che è un ufficio molto importante perché Rubiano dista diversi chilometri da Solignano, quindi gli abitanti avranno questa agevolazione che per loro è molto molto importante. Sì, in realtà c'è stata anche nel passato questa agevolazione, abbiamo dovuto rivedere alcune cose, come dicevo prima, in base alle norme di legge, le abbiamo viste, abbiamo eliminato le criticità. Certo, la popolazione ha questa necessità, il comune è grande e chiaramente partire da qua, da Rubiano, andare fino a Solignano capoluogo dove c'è il centro, il municipio, quindi sono 20 km più 20-40, insomma è chiaro che è un disagio. E sarà una facilitazione anche per altre frazioni, per esempio quella di Specchio, che scendendo normalmente il martedì le persone scendono per il mercato di Fornovo e nella circostanza, se hanno bisogno, possono sfruttare appunto questa opportunità, quindi una facilitazione un po' per tutti. Bene, questo è un esempio anche per tutti gli altri comuni, perché noi vivendo in montagna abbiamo tantissime frazioni abbastanza grandi che però non hanno servizi e si devono spostare. Questa è un'iniziativa che dovrebbero copiarle. Sì, beh, per la verità molti altri comuni già lo fanno, per la verità non tantissimi, però adesso in aggiunta a quello che oggi andiamo non è a inaugurare, ma inauguriamo i nuovi lavori in sostanza, quindi il rifacimento della parte interna che adesso avrete modo di vedere, anche l'istituzione di un totem, i cosiddetti totem attraverso i quali H24, cioè durante le 24 ore è posizionato in un posto di sicurezza, naturalmente perché la sicurezza è molto importante per queste strumentazioni, potranno beneficiare di questo servizio facendo direttamente alcuni certificati. Ecco, questo sarà un ulteriore servizio che si aggiungerà. Sono venuto in campagna elettorale, i giorni dopo, appena è stato eletto, ha chiuso questo sportello e qualcuno mi ha contattato, e Ignazio sa, con preoccupazione d'altro. Devo dire che questo è un bel esempio, una bella prova di buona amministrazione, di chi si prende a cuore una cosa che aveva un problema importante, perché strutturale, la sicurezza, prima abbiamo parlato di fiumi, la sicurezza è sempre importante, un problema strutturale, è riuscito in un anno, l'amministrazione è riuscita a metterlo a posto, ha dato delle risposte e come promesso l'ha riaperto, per cui credo davvero che oggi vada dato merito e un grande applauso a questa amministrazione che si è fatta carico di un problema, non si è girata dall'altra parte e come promesso lo ha riaperto, per cui davvero bravo Ignazio e bravo la polizia.